Buonasera, 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 non parlo che non si è legati i capelli, buonasera. Quando uno fa le cose di fretta. Buonasera Berga, invece che legarsi i capelli, cazzeggia con Spotify. Si può dire. Scusa, per l'altro giorno mi ero appena svegliato. Per cosa, Berga? Cosa ti scusi? Non so neanche di cosa stai parlando. Quindi pensa quanto posso, c'è bisogno di scusarsi. Non ho idea di cosa stai parlando, quindi a posto. Giusto? Mi hai rigato la macchina, Berga. Non me ne sono accorto. Su disco, basta. Vai, tranquillo. Scusiamoci per le cose importanti, no? Queste cagate. Io ho chiesto, io ho immaginato, onestamente immaginavo fossi tu. Però preferisco che me lo dicano. Onde evitare che arrivi prima pirla qualsiasi a venire a scrivere bestemmioni in chat. Che niente vieta a Pippo Pippo di dirmi sono Berga, capito? Però almeno. Buonasera Neria. Perché non è che io ho un modo di controllare se siete veramente chi dite di essere. Però almeno così uno prima deve aver letto un po' di il canale con le regole, no? Solo perché non voglio gravare i moderatori anche nel canale Discord, perché i moderatori sono un po' ostici a Discord, li vedo un po' in crisi con Discord, e allora non voglio gravarli. Come dico sempre, quando pagherò avrò delle pretese. Neria, 5 mesi, solo 5, ma mi sembra che ci conosciamo una vita, Neria. Il quinto mese, punto esclamativo. Grazie del rinnovo, Nene, molto molto gentile, grazie per il supporto. Grazie per la figura che ho fatto, ma stai tranquillo, non c'è problema. E volevo sotterrarmi, mamma mia, ma no, non ti preoccupare, che nessuno ci fa caso. Nessuno ci fa caso a queste cose. Ragiona veramente, io mi piacerebbe ragionassimo tutti, te lo racconta Berger, così capisci che scemenza è questa di cui stiamo discutendo adesso. Cioè, ma è una birreria con gli amici, ragazzi, non è che deve preoccuparsi della bella figura. Se vai in birreria con gli amici, non è che ti preoccupi di far bella figura, giusto? È la stessa cosa qua. Questo canale qua è fatto così. Uno ha messo il PC col gioco, l'altro ha portato due patatine, l'altro è arrivato a raccontare i cazzi suoi perché gli è successo qualcosa, deve raccontare a qualcuno. E così, tutti nel salotto, da due birre, per chi le può bere, per chi non le può bere io non guardo, faccio i cazzi miei, non sono vostro padre, quindi me ne batto un po' le balle. E basta, cioè. No, quello è l'ambiente che facciamo qua. Tutti sono i benvenuti. Meglio se sono di buona compagnia. Basta. Ma tu compriamo anche tu Coca-Cola. Ti preoccupare, prendiamo qualcos'altro, Neri, non ti preoccupare. Bevo io le birre, stai tranquilla. Poi tu c'hai l'età per bere il cazzo che vuoi, Neri, giusto? Quindi, fa cosa vuoi. Giusto? Io non posso dire a uno che c'ha. Cioè io bevo birra da quando ne ho 14, quindi non è che posso andare a guardare gli altri cosa fanno. Va bene, ho letto al volo, Neri, ho letto va bene i supereroi. Quella c'entra di supereroi, supereroici, va bene. Vabbè, tu porti, io bevo anche quelli, non ti preoccupare. Non c'è problema. Giusto? I supereroi non ce li abbiamo, i supereroi.
Mi spiace, non ce li abbiamo neri supereroi. No. Cosa c'è stasera che c'è poca gente? Chi è? Gioca l'Italia? No, giocava l'altra sera che c'era un sacco di gente, perché tutti quelli che non volevano vedere l'Italia andavano senza streamer. Matto rinnova l'abbonamento. Ciao Matto, 3 mesi. Buongiorno, ma buonasera Matto, grazie per il supporto. Si rinnova volentieri da Paolo. Paolo è contento di vedervi rinnovare, si sente apprezzato. Non è che fate dei soldi Paolo quando rinnovate, diciamocelo tra di noi. Però si sente apprezzato, sta bene, è contento, dice, mi vogliono ancora bene. Inghilterra, Repubblica Ceca sulla Rai. Ciao Relaxed. È una cosa interessante. Per chi tifiamo noi? Io sono un pessimo guardatore di sport. Mi piace quando potevo, perché adesso col ginocchio non posso più da un po' di anni, ma quando potevo fare sport mi piaceva giocare. Guardarli non me ne poi fregato un cazzo. Poi so che è un ragionamento delle balle, perché uno dice, allora voglio anch'io giocare ai videogiochi, non guardare uno che gioca, è diverso, sono d'accordo. Però è proprio una cosa che mi diverte più fare che guardare. Guardare, mi sono di vedere gli altri che si divertono. Cioè Twitch è meno interattivo, mi dovete parlare, io posso fare le cose che mi dite, possiamo interagire, capire tutti assieme, non mettere le teste insieme per fare una roba tutti assieme. Il calcio vedo la gente che si diverte da un'altra parte, dico, poi ci diverte, no? Secondo me a quei livelli non ti diverti neanche, un lavoro come un altro. È come quando io gioco i board game perché voglio giocare un board game o perché voglio capire come è fatto un board game, sono due feeling completamente diversi. Uno è lavoro, l'altro no. Secondo me quando stai giocando Inghilterra, Repubblica Ceca, stai facendo un lavoro. Non stai divertendoti. Sono altre le partite in cui ti diverti, secondo me. Chi piace il calcio è una partita che può piacere. Ma sì, l'Inghilterra e la Repubblica Ceca, se non sono diventate scarsoni negli ultimi anni, sono due squadre che, insomma, possono fare anche una bella partita, no? I miei ricordi del calcio anni 80 direbbero che è favorita l'Inghilterra, ma sono ricordi del calcio anni 80, quindi. Invece guardare qualcosa che ha una coreografia, tipo ginnastica ritmica, il calcio non sono mai riuscito a guardarlo. Allora, io trovo che il calcio, come tutti gli sport, sia più interessante se capisci molto di calcio. Cioè, se capisci, se riesci a vedere il gioco dove non c'è la palla, è molto più interessante. È come tutti gli sport, anche la boxe, se capisci cosa stanno facendo al di fuori del darsi di cazzotti, è molto più interessante. Perché vedi la strategia, vedi l'evolversi del match, vedi un sacco di roba che chi guarda la box senza saperne niente vede due che si danno cazzotti. A me piacciono le moto, il calcio mi tedia. Va bene, ma ti piace guidare le moto o guardarle le moto? A me, Paolo, come va? Bene, grazie, tutto a posto. MotoGP è anche divertente. Mia madre è una appassionata di Formula 1. La partenza e l'arrivo. Perché vuol vederli schiantarsi. Non ho mai capito questa cosa io. Allora fai il Formula 1 due giri. Così sono vicini questi due eventi. Non c'è un pomeriggio di gente che gira sulla pista e nessuno che li guarda. Non so, ho avuto questo mio. Mi piace, sì, è vero, anche le arti marziali hanno iniziato a guardare qualcosina, non hanno iniziato a praticarle. E me, sono così tutti gli sport. Io ho imparato così che sono tutti gli sport. Il baseball è uno sport bellissimo, se capisci il baseball. Se non capisci il baseball e non ti stai mettendo nell'ok, a questo punto cosa farei io? Come la giocherei? Se non riesci a far quello perché non capisci la strategia, non capisci le tue opzioni, non capisci quella roba lì, è una palla galattica. Okay, scusate, vi piace la moto dove guidano dritti e forse ogni tanto si superano nel calcio? E ognuno ha i suoi gusti. Allora ti piace vedere la gente andare dritta, relax. Non tutti i gusti sono la menta, dicevano dalle mie parti. MotoGP sta perdendo oggettivamente, non c'è tanta lotta.
perché non si superano più. Perché nel MotoGP tu aspetti quel momento di adrenalina nel vedere se A supera B o B sta in testa. Ma come lo sci? Io sono sempre stato un grande sciatore, un grande appassionato di sci. A me vedere le gare di sci rompe i coglioni in una maniera mostruosa, perché vorrei essere lì a sciare. E secondo me quello è lo step dopo. Quando vedi della gente che fa una cosa che vorresti fare tu, e quindi dici, ma voglio andare io a fare quella roba lì. Ho sempre odiato fare le gare. Mi è mai piaciuto gareggiare. Anche quando ho gareggiato era sempre una cosa che non sopportavo. Ma perché nello sci la gara è una roba solitaria, cioè fai un tempo da solo, ma sì, va bene. Nella pallavolo c'è un'altra squadra, no? Contro la quale fai una roba dove vinco io, vinci tu. Mentre vinciamo noi, vincete voi. Però c'è un avversario. La competizione negli sport senza avversario non mi piace. Mentre mi piace molto lo sport, cioè sciare mi piace da matti. Cioè dire che le gare di MotoGP durano mezz'ora, poi dici tu la Formula 1, la moto fino a poco tempo fa era combattuta. Ci sono molte gare che finiscono nei primi giri perché il primo è molto superiore, ok. Sì, vabbè, chiaramente il relax e la tour è una semplificazione da uno a cui non piace il MotoGP. No, è ragionevole nel senso. Siccome non ti piace, non ti interessa, siccome non ti interessa è noioso guardare. Io penso che guardo, se vedi cosa mi sono appassionato io recentemente, delle gare di biglie. Recentemente vuol dire il 2020. Le gare di biglie io guardo. Sono bellissime. Le biglie. C'è un canale dedicato alle gare di biglie. Le gare di biglie, che tu fanno le Olimpiadi, fanno il Grand Prix delle biglie, fanno le gare sullo star, l'outdoor delle biglie, ci sono tutte le squadre, i team, con i capitani, i membri, la classifica dei vari tornei, delle varie cose, è una roba che non ci credi finché non la vedi, dici però è bello queste cose qui. Però non vorrei essere una biglia, quindi le guardo tranquillo. Non adesso di video, non ti interessa qui, non ti piace se non ti interessa, non è una cosa che ti appassiona, quindi anch'io non ho sentimenti ostili per la poesia russa, però non è che vado a sentire un reading di poesia russa, capito? Perché me ne frego, vado al bar. Ora voglio vedere una gara subito. Ti linko dopo nel canale dei sub, ti linko o su Discord, vedo, ti linko il video, ti linko il canale delle biglie. Esce una gara a settimana e tu segui tutto il campionato delle biglie, hai capito? Adesso non so che gare stiamo facendo perché le guardavo, non le guardavo da solo. Adesso che sono da solo, non le guardo e aspetto di recuperare poi successivamente. Faccio un giro di parole per non spiattellare troppi cazzi miei, ma avete perfettamente capito la questione, chi frequenta il canale. Giusto? E così una di quelle robe che dice non ci credo che siano interessanti, invece poi sono interessanti. Cioè, almeno a me. Poi durano un quarto d'ora la gara di biglie dura. Perché poi nel modo ci sono le qualificazioni. Nel Grand Prix c'è la qualificazione una settimana. E la settimana dopo c'è poi la gara. Perché con la qualificazione fai la pole position, l'ordine di partenza. E dovresti vedere come si superano le biglie parte una, poi parte l'altra, arriva prima quella che perdeva prima. No, dovresti vedere come si superano gli incidenti, quando fanno fuori pista, arriva l'ambulanza, arrivano i medici, portano via la biglia in barella. Succedono delle cose che non hai idea. Ci sono biglie per diversi circuiti? Sì, ci sono biglie per diversi circuiti. Ci sono squadre diverse che competono in diverse categorie. Puoi diventare fan e puoi comprare anche il merchandising.
Puoi farti arrivare la maglietta della tua squadra del cuore. Ad esempio, ci sono, non io, ma qualcun altro è fan degli O-Rangers, che sono tutte arancioni. O apostrofo Rangers, e sono tutte arancioni. Ci sono gli spalti con tutto il pubblico, con gli striscioni. Ci sono. Ora un sogno di diventare medico per le biglie. No, dice una bilce. Le biglie fanno i medici per le biglie. Non. Ma poi fanno, quando una cade fuori pista, fanno il giro quello controllato, come nel Grand Prix, no? C'è tutta una narrativa dietro queste cose qui. Tra l'altro è una cosa molto bella, perché questo canale qua di biglie, che tra l'altro io ho scoperto perché l'ha sponsorizzato John Oliver. Durante la pandemia, ha parlato di sport durante la pandemia, noi ha detto si può seguire gli sport anche da casa, ci sono le biglie, e le biglie stavano cercando gli sponsor per fare il torneo, cioè come qualunque altro torneo sportivo ci sono gli sponsor, no? E il programma di John Oliver ha sponsorizzato un intero campionato di biglie, e sì, c'è la safety, assolutamente, assolutamente. Cosa sto dicendo? Ha sponsorizzato un intero campionato di biglie e ho scoperto che esistevano. E poi ho scoperto dopo che questo canale YouTube che si occupa di gare di biglie è nato perché sono due fratelli, se non erro, di cui uno è, adesso potrei dire la parola sbagliata, autistico e si è appassionato di biglie. E allora con l'altro fratello ha messo su il canale con le biglie, no? E sta cosa è diventata sempre più grossa, no? E adesso va in gara di biglie, così. Ma c'hanno le piste diverse, a tema, gli sfondi, c'è cioè tutta una roba, la premiazione, quando ci sono le Olimpiadi, le Marble Olympics, c'è anche la cerimonia d'apertura, dove tutte vanno, fanno tutta la porta alla fiaccola, fanno tutte le cose. E uno non sa che esistono queste cose, è un peccato perché sono tanto carine. Ho provato anche a appassionarmi di baseball, però non è fatto per un pubblico che deve entrare a capire cosa è successo. Il baseball è un'altra di quelle robe che solo internet poteva partorire. Un giorno ne parlerò, approfondirò il baseball e poi ve ne parlerò una sera, perché secondo me è una di quelle robe non possono esistere e in realtà esistono lo stesso. Sì, no, brindano con le bottiglie piccine di sake, se ti interessa. Sì, c'è. Poi c'è il podio, vanno sul podio con le bottiglie, ci fanno tutte le cose che ti aspetteresti facessero. No, è così. Vabbè, dopo aver scoperto questa meraviglia e dopo essermi fatto un po' di vento, mi rendo conto che sono privo di acqua fresca, e quindi vado a prendere l'acqua fresca e poi torniamo su Tohu, che abbiamo un pesce da salvare e anche un pianeta, che sono la stessa cosa. Fate le cappone se non sapete di cosa parliamo. Esallo, stai inventando delle parole bellissime. Esallo è un bellissimo. Sì, come si chiama? Questo è un canale friendly per chi arriva a metà serie. Io scrivo sempre dei recapponi che in teoria vi fanno partire non proprio da zero, che non capisco cosa sta avvenendo sullo schermo. In questo caso il recapone è un'opera d'arte, credo, perché il gioco è molto, come dire, facile da riassumere. Allora, facciamo che ci mettiamo nell'angolino, guardami qua che bello che sono nell'angolino, poi andiamo a cercare su Steam questo gioco e lo lanciamo. Ah, siete pronti ad aiutarmi a fare questa cosa?
Siete pronti anche voi, lurkers? Va, che è bella la bestia qua che ci attendeva. C'ha le bestie più belle del mondo questo gioco qua. Cuffie consigliate, ce le ho le cuffie, guarda, gioco, ho le cuffie che mi scaldano un orecchio. Oggi ho guardato per il... Cioè, vedete che c'è il Prime Day oggi, no? Io ho tutto guardato cosa c'era di bello per il Prime Day, ma ho fatto tutto un carrello con delle cose che devo comprare. Nessuna di queste era del Prime Day. Io ho detto, forse posso farlo anche domani senza sbrigarmi e riguardarmi. Allora, noi siamo arrivati qua e dovevamo parlare con questo signore qua. Questo signore qua, per darci il pezzo che ci mancava, ha detto che dobbiamo fare tre prove: la prova A, la prova B e la prova C. Giusto? Salve, signorina. Ricordo quei giorni felici. Il tuo pianeta era protetto dai pericoli esterni. Tutte le creature vivevano tranquille e sicure. Si è trovato nulla. Ah, è Prime Day, ok. Round 1. Cosa vuol dire round 1? Mi scusi, non ho capito. Round 1. Molto bene. Round 2. Devo fare questa cosa per 3 round, veramente. Per ora non è particolarmente difficile. Io potrei anche fare così, continuare a girare come un pirla. Tanto lui tira soltanto dove sono io. Molto bene. Però bisogna prenderla con più calma. Tanto che se si attivano quando esco. Ah, c'era il trucco. Aia. Devo ricominciare? No, round 3, va bene. Ci sembra aggiustarla se non sbaglio. Aia. Peccato, c'ero quasi. Devo ricominciare da capo proprio, mamma mia. Che cattiveria. Io ho preso 20 ventilatori... Yeah, ci ho fatto... Yeah. Buonasera, Cavaliere Venezia. Io ho preso un ventilatorino da scrivine che si carica con l'USB. Io mi carico a manina, guarda. Fi. Allora, due. Buongiorno.
Allora. Questo sposta solo questi due, vero? Sì. Mi stai prendendo le mani occupate. Tira su quello di due. Ciao balle. Allora, se io tiro su questo, tiro su solo anche quello. Quindi, se questo va su, questo va su, e qui tira giù anche questo, che fastidio. Questi due sono collegati. Se io faccio così, questo scende. Allora, questi due si scambiano tra di loro. Quindi se io faccio così, poi faccio così, poi. Sono arrivato a un certo punto. Cos'è sta roba? Devo farlo in tempo? Devo trovarli in tempo. Ok, allora. Voilà. Poi questo è più stronzo però. Stella, poi cubo. Ok, ho pedalata veloce. È stato facile questo.
È stato bene anche che questo è stato facile. Buongiorno, ho vinto. Ah, aspetti. Dammi il frammento di totem, per favore. Oh no, non c'è fretta, giovane. Prima risolvi i miei rompicapi. Prima metterò la prova, ma li ho risolti. Allora, fermi tutti, qua c'è da prendere della roba. Non abbiamo trovato la bestiola in questa schermata. Ma c'è una bestiola in questa schermata. Forse no. È quella che passa da lì veloce veloce. Sì. Va che bello quel cappello. Ah, devo mettere. Ho capito. Devo mettere la tazzina del caffè. Che è questa. Poi devo mettere la riga con la E sotto. Poi devo mettere lo sghiribizzo, il serpente che cerca il portafoglio. Pam! Buongiorno. Posto così? Posto così? Ah, c'è anche il taxi per l'oggetto, però dovrei portare appresto. Grazie, signor taxi per l'oggetto. Tac. Benissimo. Primo mondo, check. Passiamo al secondo. Vabbè, questo qua è stato semplice, dai. Erano tre giochini, tre mini giochi così. Per staccarti dal cercare gli oggetti, combinare gli oggetti. Gli enigmi dell'illusionista non erano semplici, ma la fanciulla è riuscita a risolverli tutti. Il primo frammento del totem è stato recuperato, ne restano due. Dal cavalluccio marino degli Illuminati andiamo al pesce burbero. Buongiorno, signor pesce burbero. Se mai scoprirò una stella la chiamo Pesce Burbero. Buongiorno. Questi due signori sono fatti come pochi. Allora, cominciamo da lei, che chiaramente era l'oggetto del desiderio. Salve, si narra che in un remoto passato i custodi bisticciarono tra loro e si separarono. Ciascuno di essi non sapeva neanche chi doveva pagare il conto in pizzeria, se chiaramente. Ciascuno di essi spiccò il volo verso casa, portando con sé un frammento del totem, però perché erano quattro e sono andati via in tre. Il povero zio Rottame rimase solo con la testa di Kubus. Ah, quindi la testa di Kubus è uno dei pezzi. Allora, buongiorno signor Fiore. Va bene. Ah, devo far cadere sta cosa da qualche parte, nello specifico qua e qua, direi, a occhio. Che precisione che mi chiede. Ho mancato. Troppo presto. Ma dai,
Dai, c'ero quasi, era molto giusto però. È meno facile di quel che sembra. Ok, e tu sei a posto. Ti tiro un sasso aggiuntivo. Troppo presto. Ho mancato proprio il coso. Andiamo almeno per stizza. Troppo presto. Ah, devo metterne altri. Però, scusi, come faccio? Mi sembra abbastanza giusto questa cosa qua. Cosa sto sbagliando? Questo qua era sbagliato e mi sta bene. Molto complicato questa parte, sì. Più che altro mi chiede una precisione che sono tre volte che penso di averci preso. Perché sembra che l'unica isola sia questa qui, quella dove si può agganciare. Va bene. Ci vuole veramente una grande precisione. Quindi staremo qua tutta la sera. Ok. Ed in teoria dovrei poter fare ma non suggerimenti. Si tolga dai piedi. A posto. A posto, a posto. Ok. Un ombrello giallo, intanto ho un Met Your Mother, tutto ciò. Che cosa sto vedendo allora? Ma l'abbiamo appena fatto questo giochino qua, giuro. Allora. Questo chiaramente non dovevo muoverlo. Ah,
questo no. Questo nemmeno. Ecco. No, me ne manca uno qui. Ma porca miseria. Allora. Così fin qua arrivi. Questa qua la lasciamo stare. Oggi mi vogliono male, è diventato un gioco di enigmi, un puzzle game di enigmi. Allora, questa qua la mettiamo così. Ricominciamo da capo. Ma bisogna prenderli con molta molta calma, secondo me, questi tipi di puzzle qua. Bisognerebbe capire che cosa muove che cosa. Ci vorrebbe una carta penna e cioè, questo qua sia qua, questo qua deve essere giù di uno. Ma se io lo mando giù di uno, sono fottuto. Perché dovrei fare così e così. No, è giù di uno lo stesso, maledizione. Dovrei fare così. Ho sbagliato. Così. E poi tu, maledetto, sposti tutto. Ciao Mauro Twitch, buonasera. Questo qua con tante foglie così è... è veramente fetente. Ricominciamo, grazie. Non si può ricominciare. Si può ricominciare. Allora, l'ultima sposta questa qui. Perché non c'è neanche una correlazione. E se non erro, niente sposta l'ultima. Giusto? Facciamo l'esperimento. Esatto, niente sposta l'ultima. Quindi per forza di cose l'ultima va messa così all'inizio. Ok? Ciao ragazzi qualunque, buonasera. Quindi questa qua va messa così per forza. A questo punto, quell'altra che non muove, non viene mossa da nulla. Questa ne muove 3, questa ne muove... Allora, questa qua. Cosa muove questa qua? Questa no, questa muove questa. Questa muove questa.
Questa qui mi sembra che non venga mossa da nulla, se non da se stessa. No, anche da questa. Allora, per prenderli, per risolverli questi qua, bisogna fare uno studio non da poco. E questa la metto qua e mi va bene. Questa qua la muovono cani e porci. La seconda, chi la muove? Questa muove la seconda. E questa muove la seconda. Questo assolutamente no. Siamo uno scatto di distanza. Però prima le abbiamo mosse giuste. Giusto. Cioè prima eravamo arrivati ad avere solo l'ultima che mancava. Questa qua sicuramente non va mossa assieme a quella, va mossa con qualcos'altro, tipo con questa. E mi va bene. Questa qua muove mezzo mondo tutta assieme. No, grazie. Lei muove quella lì. Questa le muove tutte e tre. Avrei bisogno di una che muovesse solo quelle due. Buonasera, Yamigami. Perché il mio problema è che quando io arrivo qua, questa qua muove solo quella dietro. Che in compenso muove troppa roba. Perché io non ho qualcosa che muova solo queste due. Che sarebbe perfetto, ma non ce l'ho. C'è questa cosa del fatto che non posso fare il passo indietro, che è di una fastidiosezza in questi giochi. Perché per sperimentare una cosa devo muoverla 440 volte. E sono sempre questi due, però. La situazione è migliorata. La situazione è chiaramente migliorata. Di un click. Ma non abbastanza. Giusto? E questi due si muovono sempre assieme.
Devo rifare questa sequenza che ho appena fatto un'altra volta. Pari pari. Ha fatto uno step in più adesso, maledizione. Scusi, non volevo fare quello. No, dovrei essere tornato indietro. Però questo è rimasto così. Allora era 1, poi era 1-2. Questo qua riportata alla situazione iniziale. Questo va avanti di 1. Questo riportato alla situazione iniziale. Questo e questo. Ok. Ci ho messo un momento, ma ho trovato una sequenza che faceva quel che doveva fare, devo solo capire qual era la sequenza. Ok. La mia domanda è perché ho fatto questa cosa? Ci puzza. Ma te non mica fastidio la puzza, signor robot. Gli dà fastidio. Vabbè, abbiamo trovato la farfalla campanella, va bene. Allora qua mi dice no, quindi ci vediamo dopo. Allora, al di fuori del fatto che siete delle bestie bellissime, posso screcciare il disco. Le maschere si muovono, loro saltellano e cinguettano. Buongiorno, signora. Cos'è quello? Perché c'è un affare sotto? Cosa sta succedendo? Buongiorno signora creatura. Allora, noi appresso cosa abbiamo? Niente. Ok. Scusa, cosa desideri in cambio del frammento di totem? Ah, meno male che glielo chiede. Fin dall'infanzia ho sempre sognato di avere un drago tutto per me. Ora una lucertola, ma è piccolina. Non fa paura a nessuno, va che faccia tenera che ha. E non vola, non ha nemmeno le ali.
Ok, ho trovato un oggetto. Che è una maschera infangata. Che dovrò lavare. Torno subito. Giusto. Abbiamo fatto sta cosa con l'acqua per lavare la maschera. Ok. Almeno tutto questo ha senso. Poi. A questo punto la maschera la posso mettere qui, perché adesso la dipingo. Perfetto. Scusa, rimetto la maschera qui. Allora, noi gli mettiamo un bel naso finto. Gli occhi così. E questo dove va? Questo qua dove va? Ah, è la maschera antigas. Però mi manca un becco. Giusto? Cioè, così io posso fare la maschera antigas. Va che bella, dalla lucertola. Con la maschera vuoi passare la puzza? Che persona intelligente che sei tu. Ciao Raistrin. Quindi mi metto la maschera e posso andare. Che arrivo quassù. Ok, lui ci fa strada. Lei torna qua e va a prendere l'ombrello. A questo punto noi possiamo prendere l'ombrello che dentro nasconde il coso del drago. Ecco, vedi? Bravissimo, Raistrin. Con questo posso fargli le ali. Conta. Poi prendo questa qua. E l'aggiungo. Leviamo dalle balle questa roba qui. E questo è il drago cattivissimo? O è questo il drago cattivissimo secondo voi? Questo è il drago cattivo. Chiaramente un drago mostruoso questo qua. Mi manca alzarla.
scusi, non volevo fare questo. Cioè adesso abbiamo risolto le ali, abbiamo risolto il coso, abbiamo ancora risolto l'altezza. Come gli facciamo aumentare l'altezza? Secondo voi? Va bene, questa è la storia dell'altra volta. Questo tubo ha un significato, secondo voi? Posso prendere col robottone? Non sembrerebbe. Posso dargli da mangiare la carota? Aspetta, qua c'è un'altra. Ora ho due carote. Ora ho tre carote. Carota 1. Carota 2. E carota 3. Non funzionano così gli ombrelli attaccati alla schiena, però va bene lo stesso. Grazie signora. A posto, signor. E due. Non è più grande, sono più tondo. E vabbè. Guarda che sputa anche fuoco, guarda che roba. Caspita, spero che nonna Palustre riesca a recuperare il controllo del suo cucciolo. Oh. Nel frattempo la fanciulla punta dritto all'ultimo frammento del totem. Dal pesce burbero andiamo al... Questo non saprei definirlo. C'è una gemma in testa e tre occhi. Buongiorno, lei sia carino e mi dia il totem subito. Non era il risultato che speravo di ottenere. Neanche questo era il risultato che speravo di ottenere. E che caricamentone, mamma mia. Ah. Caricamento. Ok. Dove siamo finiti? Se, i posti uno più bello dell'altro. Buongiorno, devo salire, puoi aiutarmi? Non ha le batterie. Guarda che belli sti cosi.
Sono andato avanti nel tempo. Qua c'è una chiave. Qua c'è un verme fisarmonica molto bello. Qua ci serve una chiave. Se io adesso torno indietro. Lui torna indietro, ma io posso tornare più indietro. Torno più indietro, perfetto. Buongiorno. Il totem fu smantellato dai custodi e ora è inservibile. Ciascuno di essi ha preso un frammento di totem, destabilizzando la cupola che proteggeva il mondo, e i custodi sono tornati sui loro pianeti, lasciando di rottame solo Soletto, abbiamo capito. Allora, ok, io ho tirato su questa cosa. Ok, più indietro non posso andare, ma se torno avanti a questo punto non funziona più, si è rotto. Ah no, è che devo mollarlo e poi farlo, va bene. Qua c'è il nido con un uovo. Qua c'è un cucchiaio. Parliamo con la signorina. Buongiorno. Ehi, lascialo stare. Vuoi rendermi felice e regalami dei dolciumi? Non voglio renderti felice, onestamente. Non me ne frega niente di renderti felice. Ah, ok, devo. Cos'è questo? Allora, i blu devono andare di là. Allora, i blu devono andare di là e i rossi devono andare di qua, va bene. Per fare questa cosa io posso far così e così. A questo punto tu puoi andare di qua. Tu puoi andare di qua. Tu puoi venire qua sotto. Tu te ne vai quassù. Torna giù tu. Tu vieni da questo lato di qua del mondo, tu non mi serve più a nulla, tu fai così, i verdi tornano qua nell'angolo e questo è il risultato. Ok, qua c'è un dolciume. Il dolciume lo diamo a lei. Tieni.
Brava bambina maledetta. Vattene. Buongiorno, mi spaventa quel coso che ha là sopra, per cortesia. Grazie. Adesso, se lei mi lasciasse questo cucchiaio, che non so cosa possa servirmi, però chiaramente mi serve. Signorina, potresti darmi una mano? Ho un affare nel tubo, mi serve qualcosa per tapparla. Certo, guardi, c'ho casualmente qua una benda per bendarle il tubo. Adesso, se cortesemente mi spaventa qualcosa lassù. Grazie. Io prendo il cucchiaio e lei sta bene. Mi sento tutti più contenti di prima. Credo di aver intuito cosa serve il cucchiaio. Nel passato lo scaldo sui fornelletti e poi prendo dell'ecstasy. Dell'eroina. Buongiorno, lei ha la chiave a questo punto. Suggerisci pure, quello di Venezia. Sei intuito, dimmi. Scaldo cucchiaio sul signore. No, mi dice no, no. Pianto il cucchiaio nella cosa qua. Usi il cucchiaio all'uccello. A quello con la chiave. Non sembrerebbe. Non sembrerebbe. Suppongo che io dovrei scontare ci fossero solo tre tempi. Sì. Svegliamo il dormiglione. Ma è più criptico, non puoi, cioè. Questo qua, col cucchiaio, ma questo dobbiamo dargli il caffè che c'è dietro la porta con la chiave. Io potrei mettere. No. Cioè, non fa niente sul signore qua. C'è quest'uovo. Ah, però aspetta un momento. Fermi. Se io qua ho generato una strada, l'ho generata anche nel futuro? Sì. Perché non c'è più il blocco. Buongiorno. Per tutti i tori di Bazan, dobbiamo salpare. L'equipaggio ha abbandonato la nave. Se metterà a donare la ciurma, che sarà una lauta ricompensa. Allora, buongiorno. E uno l'abbiamo fatto entrare. Entro di qua e finisco di là. Lui ha gli occhi. No.
fuori, entri qua. Non passa. Lei cosa vuole? Un gabbiano. Lui non vuole entrare. Allora. Ma hai detto di no. Signor Gabbiano, qua sotto. Lui è andato lassù. Ma quindi se io vado lassù, lui si sposta di nuovo. Esatto. Quindi mi risaltello tra un portale e l'altro. Torno nel primo. Scendo dall'uccelletto qua sotto. Lui va a quell'altro, proprio l'ultimo va bene. Signora, però lì stia zitto là sotto, non serve, non sta aiutando. Ok, lui è tornato dal suo padrone e quello torna dentro, perfetto. Ora. Questo qua apre gli occhi. Stia zitto. Ah, vedi che abbiamo spostato questa. A questo punto andiamo qua su. Ecco. A posto. Cosa vuole l'ultimo? Buona mamma mia. E quindi? Non ho capito. Ah, il tappo lo posso togliere forse. Buonasera, Annoying Elephant. Tolgo il tappo. Non si toglie il tappo. Ciao enigmista. Non ti avevo visto, buonasera. Come facciamo scendere questo? Secondo voi? Non posso, lui con lui non posso interagirci col robot, mi ci devi interagire con lei. E se lei prova a parlarci, lui mi farà X. Non so proprio cosa possa... Questo? Scusa. Mm.
Gli devo dare la caramellina. Bisogna ipnotizzarlo. Abbiamo obbligato quattro poveri marinai ad andare con questo capitano simpatico. Dal quale non mi farei lavare i vetri al semaforo. Penso che siamo all'inizio dell'estate, è ancora lunga. Non mandare un abbraccio che mi fa più caldo in questo destino, manda una pacca sulla spalla a distanza di sicurezza. Allora, signore, io adesso le darei un coso in cambio della chiave. Che ne dice? A posto. È diventato un rapper. È chiaramente diventato un rapper. Qua c'è il caffè. Torniamo dal tizio a cui mancava l'energia e gli diamo il caffè. Giusto. Bravo, aspira il caffè. Bravo, portaci fuori da sto buco. Abbiamo risolto un problema che non avevamo, ma che si è generato. Sono uscito problemi con un ventilatore, ma stamattina è stato orribile. Ogni volta che mi alzavo dalla sedia mi girava la testa. Non so pensare ad agosto. Che brutta cosa. Buongiorno. Buongiorno, signor Mammut. Mi è molto dispiaciuto, mi ha visto incubo su vostro grande cattivo. Mi è molta paura, lui vuole mordere, mi vuole dormire, ma agitazione tanta tanta. Le faccio la camomilla, signor... signor Mammut? Ah, lui trema. Siccome è spaventato, trema e non posso andare a prendere la manovella. Perfetto. Addormentato. Non ho capito come, ma lui si è addormentato. Sbrighiamoci prima che decidano di fare un pezzo rock questi qua.
La scalata del mammut. Scenda. No, eh. Il drogato è chiaramente soporifero. Ma se avete visto il mammut, secondo me il canto si muoveva in maniera diversa, ballava, sondeggiava. Vedi, così ondeggia la testa. Guarda il mammut che balla. A posto. Allora, qui cosa dobbiamo fare? Questo qua accende le lucette se lo premo, va bene. Qua un'uscita. Dobbiamo accendere i fuochi per sciogliere il ghiaccio, suppongo. Una capraniglio. Ma la smette di scappare! Buongiorno. Gentilmente, potresti aiutarmi a scendere? Lo farei volentieri, ma mi manca una manovella. Questa? A posto. Allora, qui è tutto non interattivo. Non ho capito, scusi. Scendo. Scusi, venga. Questa qua la mettiamo qua. Poi torniamo su. Con la torcia andiamo ad accendere i fuochi dall'altro lato. Il lupo è qua. Il lupo è lì. Congelato, ma c'è. Accendiamo le tre, i tre bracieri. E a cosa servono i tre bracieri? Forse è un effetto i canti? Ok. A posto, signori. Calmatevi. Allora, buongiorno, scusi, eh. Guarda la faccia del lupo infastidito.
Perché non me lo fa mettere qua? Perché non me lo fa mettere qui? Non ho capito qualcosa. Allora, buonanotte ragazzi qualunque. Prende la capra. Ho capito. Vediamo chi ci arriva di voi. Ma quale? Qual è il problema? Scusi, dottore, però l'interfaccia non mi sta aiutando, grazie. Bravo, Raistin. Enigmista. Però non capisco perché non me lo fa fare. Non capisco l'interfaccia di questo coso. Innanzitutto tu non dovresti stare qua, ma dovresti stare qua. Cosa che io non posso fare. Che senso ha? Cosa non sto capendo? C'è proprio un problema di interfaccia, mi aspetterei di dover mettere la capra qui, salire, prendere il lupo, portarlo giù, posarlo, prendere la capra, tornare su, fare lo scambio classico di questo indovinello. Ma perché non me lo fa fare? Devo prendere questo e invertirlo. Va bene. Cioè, non mi fa posare niente. Non capisco. Avete idea di cosa sto sbagliando? Perché io non posso posare da nessun'altra parte? Se io prendo il ravanello e vado a portarlo sotto, lui si mangia la capra.
questo mi va bene. Se io prendo lui e lo porto sotto, la capa si mangia il ravanello. Con aria. Quindi io posso prendere solo la capra e portarla giù. E a me va benissimo questo. Ma io la capra non vorrei metterla qui, vorrei metterla qui. Qui vorrei metterla. Ok, queste sbarre non le avevo capite. Adesso prendiamo la pecora e la mettiamo nel sedile della pecora. Ok, è leggermente diverso. Quindi a questo punto dobbiamo prendere il lupo. Tornare giù. Mettere il lupo nel posto del lupo. Stia lì lei. Prende la pecora. Portare sulla pecora. Posare la pecora. Fermo, c'è un errore, dimmi. Metto il ravanello qua. A questo punto io posso chiudere il lupo. Non posso bloccare il lupo prima, come vedete Venezia. Perché se lo blocco prima di aver messo il ravanello lì, la pecora sopra col ravanello e se lo mangia. Quindi io devo prima far così, poi andare qua e fare blocca al lupo. A questo punto torno indietro, risalgo su, riprendo il ravanello, torno su. Poso il ravanello, prenda la pecora, torno giù, poso la pecora, scendo giù, alzo l'ultima leva che manca. Torno su. Torno ravanello. E ora loro non si mangiano più, perché se si mangiano mi chiudono la porta e io posso andare avanti. Ok. Buongiorno. La smetti di scappare per cortesia. Buongiorno. Ricordo quando eri ancora una bambina e sono iniziati i primi stravolgimenti, ma non... vabbè. Qualcosa è precipitato dal cielo, i meccanismi hanno invaso ogni angolo del tuo mondo. Ah, quindi queste bestie sono arrivate dopo? Ok, questo
giusto. Cos'è un indizio, chiaramente? Devo prendere il tempismo giusto, è una questione di tempismo. Allora, ci sono degli strani simboli. Qua c'è un coso che chiaramente va tolto. Ma ho un... Ah, ho un ghiacciolo, ok. Quindi allora, qua devo creare una scalata. Questo è indubbio. Allora, andiamo a vedere lassù. Allora, qua c'è un masso da prendere, che andrà qua, suppongo. No, va dall'altro lato, ok. Perché andando dall'altro lato mi permette di andare qua, andare qua. E girare sto coso. Ma su cosa devo girarli? Sì, sono d'accordo che c'entrano con i simboli. Io ho quell'affare lì, la barca e il lupetto. Quindi in teoria questa è la barca perché sono in ordine di altezza. Qua volendo la barca c'è. Qua il lupo ce l'ho. Mi manca arrivare a quello. Come ci arrivo ad arrivare a quello lì? Non volevo passare lì sotto, mi scuso. Oggetti non ne ho. L'alce, quello è un alce. E però mi manca come arrivare a questo coso qua. Mi mancano due ghiaccioli. Ma io ho un'uscita qua sotto che non ho visto. C'è una strada a sinistra.
Qui no. Sopra? Sopra a sinistra? In genere sono i bordi così scuri, non ci sono uscite. Però in genere non vuol dire sempre. Beh, questo è l'uno, questo è il due, questo è il tre. Ma come la risolviamo? Massimo non posso più raccoglierli. I massi sono fissi. Allora, qui non mi sembra ci sia niente. La porta mi dice no, no, perché è l'uscita finale del livello e mi va bene. Questo qua vale. Posso fermare la rotazione di sto coso in un qualche modo? Secondo voi? Quell'affare lì sembrerebbe a forma di spuntone. No, non posso, Ryzen. Ci ho provato prima. Piantato è piantato. Sono molto perplesso però. Vabbè, lui non salta, giustamente mi dice io non salto, mi sta bene. E sto cercando di capire come rimuovere il cono di roccia. Sì, è la mia idea questo qui. Però non saprei come. Dalla colonna, questo no, non è interattivo. Con lì non è interattivo. Ah no, questo era l'inventario, ok. Non era vero questo, questi coni quassù, non c'entra niente, no. Allora, non è chiarissima ancora, sembra che l'abbia creata il vecchio Zio Rotame, partendo dalla testa del robot, che è un artefatto che credo che ci serva poi per da mettere dentro il totem che stiamo ricostruendo. Perché vedi che anche lì ha il cubetto. Non sono più interattivi questi cosi qua. Io non posso più toccarli. Sono come le rocce. Sono. Per me sono inammovibili. Però non è ancora chiara la lore, cioè non ce l'hanno ancora spiegata bene. Anche se sopra quello più in alto, vado così. Poi a volte io mi sbaglio, dico, ma io l'ho fatto prima, cioè sono andato sopra quello più in alto e ho guardato se potevo farlo.
E non posso farlo, però riprovo. Giusto? Vado su quello più in alto, io credevo di averlo provato, magari ho sbagliato. Come puoi notare, io qua solo scendi, vedi? Come puoi notare, avevo sbagliato io. Dovevo cercare meglio. Vedi? E ora che è andato a provare questa cosa? Non posso diventare robot, non posso mentre scalo. Questo non si può mentre scalo. Te lo so dire. Perché c'è un angolino in cui posso fare questa cosa. Beh, vedete che riprovo. Se voi dite, secondo me è quello, io riprovo. Come farei nella vita, capito? Non devo rifare tutto il giochino. Sì. Ma perché anch'io era quello. Anch'io sono andato subito a fare quello. Però. Il cursore mi ha dato questo coso qui, capito? E ho detto, ah, non si può, va bene. Questo qua secondo me poteva andare bene. Mi mancava un quarto, però. Poi vi ripeto, è la cosa che avevo provato a fare anch'io subito. Sgabuzzino a sto porto, salve. Ah, che vuoi? Lasciami stare. Non temere, sono io, la fanciulla. Lei non ha neanche un nome linguista. Fiuti, avevo scambiato per un malintenzionato. Ma signora, se non hai nulla, non hai nulla da temere, sto solo cercando il tuo frammento di totem. Posso averlo? Grazie. Vedi, in cima secondo me ci sta la testa del robot. Grazie, dottore. La fanciulla ha recuperato tutti i frammenti del totem, ma resta poco tempo prima che il caos diventi inarrestabile. Torniamo al nostro pesce pianeta a questo punto. Che non sta benissimo, eh. Ok. Ma guarda se mi devi tirare gli attrezzi. Cretino, la smetta! Che stai facendo? Vattene! O preparati ad affrontare la potenza del suono. Cosa sarebbe la potenza del suono? Mi serve una radio per produrre un suono, e un altoparlante per amplificarlo, e un cavo per collegare l'impianto, un'antenna parabolica che mi aiuterebbe a concentrare le onde sonore. Quanta roba! Signorina, però. Allora. Tira la leva. Mm-hmm.
Oh cielo, allora. Premi. Come lo svuoto adesso lui? Ah, ok, devo pomparne 4, va bene. Allora. Qua devo pomparne 4, 4 tacche. Questo qua sposta da qua a là. Queste qua sono 3 tacche. Quindi io ho un 4 tacche e un 3 tacche. La teoria dice che se io prendo questo e lo sposto di là, a questo punto ho 3 tacche di qua. Se io vado di qua, riempio questo qua. Poi piglio questo. Lo metto di qui. Trasferisco 3 tacche dall'altra parte, se ne trasferiscono solo 2, mi rimane una tacca. A questo punto prendo quello grosso, vado a posarlo. Proprio i classici della linguistica, ci stanno facendo fare. Linguista, sei contento? Quello assorbe tutte le 5 tacche. E non va bene. Ma a questo punto io prendo questo, lo metto qui. Prendo una tacca, no, non prendo una tacca, scusi, non volevo prendere una tacca. Rimetto una tacca perché ho cliccato sbagliato. Metto di là una tacca. Posso essere onesto, il liquido nero che diventa grigio prima del bicchiere nel mondo grigio è invisibile. Io sto intuendo che stai muovendo roba, non lo sto vedendo. È proprio l'ABC dei problemi di logica, esatto. Cioè, così l'ABC che io l'avevo fatti 8 milioni di volte, sì, di così qua. Quando non sai che giochino di logica mettere, metti questa roba qua. Ma premo questo qui, nel frattempo premo questo affare qua, di là c'era già un attacco, ho aggiunto 3 tacche e ho risolto il problema. Sempre che la mia intuizione è che ce ne vadano 4 qua sia giusta, ma è quello che mi aspetterei dalla situazione. Guarda, mi tiri la radio. Sì, questi problemi qua di logica sono veramente onnipresenti, enigmista. Manca ancora quello degli anelli con i bastoni. È presente. Spero
Sperando sempre che non mi mettano il gioco del 15. La 3D a noi, certo, esatto. Sperando che non mi mettano il gioco del 15. Quello sarà il prossimo. Secondo me sono arrivati qua e hanno detto: ma che senso che enigmi li mettiamo? Tu metti quelli classici che funzionano sempre. Allora, buongiorno, signor amplificatore. Io devo liberarla. Ah, anche questo è un grande classico questo. Allora, io qua ci posso arrivare da lì o da là. Da qua non ci posso arrivare. Quindi questo qua può essere solo qui. Questo qua può essere solo qua. Quindi questo qui deve essere messo così. Se questo è messo così, siccome nessuno può andare solo in giù. In qua non può andare, quindi deve andare in qua. Questo qua non può andare in giù, deve andare in su. Questo qui deve andare in là per forza, che va giù, che va qui, che va qua. Scusi, a posto. Il segreto di questi è partire dall'ultimo. Cosa vuole che io ottenga, mi scusi? Si calmi, lei so. T'ha fermo sotto tu. Cosa mi stai chiedendo di ottenere? Stai fermo qua sotto! Come per i labirinti, esatto. Ho capito che devo rifare le figure di dischi sotto, ma come cavolo faccio a farle con questi simboli? Cioè, io i simboli ce li ho fissi, non ce li ho variabili. Ah, aspetta, allora, questo qua. Ho capito, sì. Questo qua deve essere messo così. Però non fa un cacchio. Ah, perché devo ricreare tutta la cosa. Ok. Questo qui è messo così. Ho capito quali sono i simboli che devo guardare. E lui o è su e giù a scelta. Posto. Poi. Secondo simbolo che ha il pallozzo dritto per dritto. Questo coso qua, girato in giù. E questo coso qua, girato di là. Non le è piaciuto? Questo è giusto per forza, questo è giusto per forza. Uno può essere sbagliato quello sopra, però non mi sembra sbagliato. Sì, era questo che era da raddrizzare di più. Poi era solo da mettere la direzione leggermente di più. Lei va così. E l'ultimo simpa l'abbiamo fatto. Ok, abbiamo trovato due dei pezzi che ci servono.
La radio la devo mettere qua. Ok, adesso dove devo andare secondo voi? Salgo direttamente. La radio ce l'ho, l'altoparlante ce l'ho. Mi manca il cavo e mi manca l'antenna parabolica. Posso andare più a destra qua? Forse sopra posso andare più a destra? Sì, ok. Questo coso è anche un altro coso bellissimo. Ma... Allora, come li devo piazzare questi cosi? In mezzo, così. Ma il mio obiettivo qual è? Riattivarli tutti? Devo farli muovere tutti. Mi manca questo. Che così potrebbe andare. E tu potresti andare così. Ok, ma questa cosa cosa ha fatto? Mi scusi. Ho visto alla TV che un grosso sasso è precipitato sul tuo mondo. E tutto è iniziato a mutare. Il grand'albero è stato invaso dai meccanismi. E i cambiamenti hanno coinvolto anche zio Rottame. Allora, taglia questo, ci devo mettere di meno. Taglia questo. Taglia questo, taglia... Ah! Ok, quello abbiamo risolto. Sì, ma come fermo sta cosa io? Mi scusi, dottore. Ah, devo prendere questo e metterlo qua. Ok.
Questo qua ne prende due. Questo qua anche se lo metto qua non ne prende quattro, può andare solo qua questo. Questo va bene. Questo va qua. Mi manca qualcosa. Perché io da qua a qua ci arrivo con questo. Se tu arrivi a quello siamo a posto. Signora antenna parabolica, vada a fare il suo mestiere. Arrivederla, signor Scarafaggio con la maglietta. Sì, tutti i classiconi, sono i classici dell'enigmistica, dei giochi di logica. Lei va là, a posto. Buongiorno, abbiamo il potere del rottame volante, è contento? Sto facendo più danni che altro. To get rid of the mysterious stranger. Per tentare di liberarsi dalla figura misteriosa, la fanciulla distrugge inavvertitamente il sacro motore. And she certainly didn't. E di certo non si aspettava che nascondesse una simile meraviglia. The keepers told her. I custodi le hanno svelato che il totem è una reliquia in grado di salvare i pesci e di riportare la loro natura originaria. Ma a questo scopo serve un ultimo tassello. Cubus. She would need the final piece. Cubus. Now the girl. Ora la fanciulla deve dire addio all'amico. Ma non ci riesce. Cubus appare spontaneamente. E si sacrifica per il bene di tutti. Il pesce pianeta è finalmente libero dal suo gioco meccanico. I custodi hanno compiuto il proprio destino. E ora tutte le creature possono vivere in armonia sul pesce pianeta insieme alla fanciulla. Tranne Cubus che è morto. Ma che ne è stato della figura misteriosa? Dopo qualche tempo, quando tutto sembrava oramai dimenticato, la pietra della fanciulla viene di nuovo disturbata dalla ricomparsa della figura misteriosa. Lei giocava alla Switch. Questa volta non sembra in collera. Ho viaggiato dal futuro per guidarti verso il tuo destino. Se ti avessi detto soltanto di distruggere il sacro motore, non mi avresti dato ascolto. Ora tocca a te ripercorrere le mie orme. Talvolta il destino di un eroe non si compie attraverso il coraggio o l'onore, ma combattendo la corruzione di ciò che un tempo si amava. Serve un enorme coraggio per distruggere ciò in cui troviamo conforto, tuttavia, onoretto. Quando il futuro auspicato si realizza, l'eroe trova infine la pace.
la Switch la prende lei e via. Tra l'altro questo era il good ending, ci sono più ending. Perché lui mi ha detto good ending. Happy end mi ha detto. No, complete the game. Solo un ending. Era tutto un piano intricatissimo per giocare in pace alla Switch, esattamente. No, no, c'è solo un ending, ne hai riguardato. Gli altri erano achievement che non c'entrava niente. Fate scoprire la Samurai 5 volte, roba del genere. Ciao Cavaliere di Venezia, buonanotte. Ma che precisione, sempre, io sempre quando finiamo i giochi... Notate la precisione con cui li finiamo a mezzanotte tante volte. Adesso vediamo i credits. E poi vediamo se c'è una scena finale. La skill, esatto. Il culo, il caso, Neri. Vabbè, però ci siamo finiti anche questa avventura grafica. Vi è piaciuta? Ho trovato più carina la prima parte, più avventura grafica, questi erano tutti giochi di logica. Mi è sembrato avessero finito le idee sui puzzle. E allora ci abbiano ficcato i classici della logica dicendo questi tanto funzionano sempre. Ficcali dentro che va tutto bene. L'ambientazione è molto bella, i disegni sono bellissimi. Nel complesso un gioco da 4 ore, quindi va bene anche così. Però... questa seconda parte a livello di enigmi mi ha un po' deluso. L'enigma d'avventura grafica c'era quello dei pirati che dovevano entrare nella nave e quello del caffè. Molto rilassante, quindi l'ambientazione di disegno era molto bella. Sì, sì, valeva la pena per vedere tutti gli ambienti, per trovare gli animaletti, cioè... Ammetto che erano... dei collezionabili che funzionano. Io che non amo i collezionabili, questi funzionavano. Adesso faccio così, così lui mi dà l'achievement. Perché c'è un achievement, entra nella pagina dei riconoscimenti. Oh, che furbi. Questa è una cosa che raramente io ho perso la prima parte, però in effetti se siamo alle capre dei travasi mancano un po' le idee. La prima parte invece era molto più carina come enigmi di Mr. Triestino. Questa è una cosa che vorrei molti più giochi facessero, e cioè clicco sui credits e posso andare a cercare quello che voglio vedere. Cioè, se voglio sapere chi era il music composer, non devo vedere una roba che scorre, è una cosa che posso andare a cercare e a leggere. Questo lo apprendo, dovrebbero farlo di più, non so perché non lo facciano tutti, ma facciano quegli orribili credits che scorrono e se io voglio vedere qual era il nome della musica che sto sentendo, devo scorrere, devo far passare tutto. Se avrei potuto mischiare un po' di più le tipologie di enigmi. Sì, secondo me erano proprio fuori luogo i travasi, la Capricavoli, capito? Beh, allora, la Capricavoli è un così vecchio e che quello lo accetto anche, e non è neanche così usato. In più gli aveva messo un trick in più che erano le barre, le separazioni. Che quindi c'era un livello leggermente di complessità, ci può stare. I travasi anche, cioè, poi ne hai usato uno, basta, non serve usarli tutti. Non lo so, mi ha lasciato un po' perplesso. Però va bene, devo dire che nel complesso comunque è carino questo Tau, non fraintendetemi. Molto bello da vedere. Molto 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 bello da vedere. I disegni li ho trovati proprio splendidi.
Stavo dicendo, come collezionabili erano simpatici perché ti invogliava a cercarli, perché cliccare sulle bestiole in giro per le schermate facevano tutte delle cose, anche quelle che non erano collezionabili. Quindi per curiosità le cliccavi tutte e intanto facevi collezionabili. Cioè la ricerca ti premiava anche nel non trovare, non soltanto nel trovare. Va bene, io direi che a questo punto io mi trovo col problema di trovare un'altra avventura grafica per la settimana prossima. Adesso ci penso quale fare. Guarda, è cambiata la barra dei gol. Sì, di Mister Destino, è vero. Non l'ho cambiata perché non saprei cosa scrivere. Cioè, non ci sono giochi che dico, ah, questo voglio prenderlo, farvelo vedere, quindi in questo momento non ci sono. Quindi si va a pizza, veramente mi offrite una pizza, volentieri. Io la barra per la pizza la faccio sempre volentieri, però non voglio neanche abusare di questa cosa, capito? Questo è il concetto. E allora ho fatto finta di niente per un po'. E perché non so veramente cosa scriverci. Ci scrivo, metto la mancia enigmista. Mettiamo la mancia ai mod, mi piace. La lasciamo lì quando... Però dovete avere tutti i PayPal, se no non posso. No. Non so, ci penso, cosa mettere in sta barra che mi lascia... Perplesso, capito? Bisogna sapere cosa metterci. Anche perché, ad esempio, avventure grafiche ne ho 7 milioni. Questa qua era appena uscita, era carina. Immaginavo fosse breve, ho detto può essere carino da fare. Però avventure grafiche ne ho veramente. Cioè, la mia cartella della libreria di Steam, che si chiama Adventure, ha dentro 260 titoli. Cioè, è l'ultimo dei miei pensieri. Che avventura grafica? Ho finito le avventure grafiche. Poi non sono tutte esattamente avventure grafiche, ma di questi 260, 200 saranno avventure grafiche, capito? Massimo, ragazzi, giustamente tu fai il signore che dice io non vi chiedo. Guardate che poi si inizia a pagarvi e vi faccio lavorare. Comunque ci penserò. Prometto che ci penso su cosa fare. Resident Evil Village, ma non vi piacciono questi giochi qua, non vi piacciono. Non mi piace che faccia la serie di questi giochi. C'è un gioco che esce adesso che vorrei provare, che si chiama Nexus qualcosa. Non so se avete presente. Scarlet Nexus. Sto dicendo un nome, sto inventando un nome a caso. Scarlet Nexus. Sì, mi piacerebbe provarlo. Però piace provarla a me, capito? Non è. Mi ricorda molto Code Vein, visto così, senza guardarlo. Però non so se è un gioco che ha senso fare in live. Stiamo andando in un'altra direzione con il canale rispetto a queste cose qua. E quindi non lo so. Cioè. Poi sono quelle robe che tanto prima vedo se me lo mandano. Se me lo mandano. È un discorso. Se non me lo mandano, ci penso. Magari è un po' quella, sì, magari è un po' quella. Ma perché c'è della roba che abbiamo preso, non ho ancora avuto un'occasione per fare. Io devo ancora provare Death Stranding, ragazzi. Ho provato la demo, non è male, effettivamente da vedere non saprei. Avete degli altri gusti voi. Il mio problema adesso è che le cose tipo le visual, le, i walking simulator, non ne ho più tanti che so che sono belli. Dai, un po' vedere cosa fare anche quella categoria lì. Però vedremo, insomma.
Parte del mio mestiere è anche cercare di capire cosa fare, giusto? Il gioco ispirato a Your Name. Non ne so niente, non ne so niente. Ho visto, credo, Fenrir giocarci 5 minuti. Ho detto, ah, vorrei provarlo. E ho chiuso il video. Senti, secondo me è un po' se non fosse per quei pezzi della storia. E però io volevo provare, non l'ho ancora provato, capito? C'è in libreria da un anno, non l'ho ancora provato. Capisci? Ci è abituato troppo bene, ma non lo so, dici. Va bene, dai ragazzi, io adesso vado a fare la cosa più bella delle live, e cioè togliermi le cuffie dopo che è finita la live, che d'estate sono una tortura che voi non avete idea. E proviamolo allora, proviamolo, ci sono mille altri giochi da farvi vedere, da giocare, capisci? È difficile infilarlo. Adesso ci voglio di giocare, lo scrivo nel gruppo di sub oggi, ci voglio di giocare Like a Dragon. L'ho provato, mi ha preso bene. Voglio giocare Like a Dragon, voglio Yakuza Like a Dragon. Voglio andare avanti. Che facciamo? È così. E non posso far più live, ve lo dico subito. Faccio già tutte le live che posso. Pensavo stasera avresti fatto quello. No, no, no. Limite giovedì. No, 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 anche perché volevo finirlo, anche i tankard sono curioso di vedere come vanno avanti. Quindi. Va bene, dai. Io direi che a questo punto vi saluto, vi auguro una buonanotte, noi ci vediamo domani con i tankard, che credo non finiremo domani, perché sono andati avanti molto lentamente. Credo che sarà un gioco da tre live tranquille. Vi dico tre per non dire quattro. Ci vediamo domani sera. Grazie di tutto, grazie delle sub, grazie delle chiacchiere, grazie della compagnia. Buonanotte a tutti. Ciao.